giorno, il 10 febbraio di ogni anno, per tenere vivo il ricordo su un'altra tragedia del Novecento, l'orrore delle foibe, cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo. E in quelle voragini dell'Istria, che fra il 1943 e il 1947 sono gettati, vivi e morti, quasi 10.000 italiani. Il Consiglio regionale, da anni, con iniziative organizzate con il mondo della scuola, si pone l'obiettivo di conservare la memoria di quelle tristi vicende. Sì, il giorno del ricordo è istituito, lo voglio dire così, in maniera molto diretta e chiara, da una legge nazionale, la 92 del 2004, proprio in questo momento in cui io sto rilasciando questa breve intervista, anche il Presidente Mattarella sta celebrando appunto il giorno del ricordo. La memoria va sempre preservata e ai ragazzi è necessario far conoscere una delle pagine probabilmente più brutte della storia italiana ed è importante quindi fare in modo che possano scoprire, no, incuriosirli, possano scoprire qual è la verità per poter sviluppare un proprio senso critico.